Ami di Edoardo Erba. Edoardo è un autore teatrale e le sue commedie sono rappresentate in tutto il mondo e anch'io ne ho rappresentate parecchie. E perché hai scritto un romanzo? Già, dopo 35 anni di teatro potevo anche non farlo, dici tu, No, sì. mi... Invece ho incontrato una bella storia, ma prima della storia c'erano le motivazioni. Le motivazioni erano, venivano da un attentato, quello di Charlie Hebdo, che mi aveva molto colpito perché, a differenza degli altri attentati, venivano proprio colpite le persone come noi, quelle che fanno satira, che fanno comicità, che sono irriverenti rispetto, al potere. E questo mi aveva suscitato un grande rancore verso tutto il mondo islamico. Sapevo che era un rancore sbagliato, era proprio quello che i terroristi volevano ottenere. E allora pensavo. L'antidoto sarebbe scrivere una storia con una protagonista o con un protagonista islamico, prendere le sue parti fino in fondo, lasciarsi attraversare dal suo, cuore, dalla sua sensibilità e seguirlo. Ed è E uscita questa è Ami. Leggo uscita Ami. Ma il primo capitolo. leggi il primo capitolo. Non dovevo mettermi con lui, me l'aveva detto mio padre, me l'avevano ripetuto i miei fratelli. Per la verità mio padre non me l'aveva detto, mi aveva minacciato. Mettiti con lui e ti ammazzo. Mio padre era così, mica un uomo cattivo, anzi, però aveva i suoi concetti. E uno dei quali era: una ragazza povera non deve mettersi con un ricco perché si sa che poi va a finire male. E quando gli ho detto chi mi voleva, ha applicato il concetto. I fratelli rincaravano la dose. Se non ti ammazza lui, ti ammazziamo noi. Insomma, il morto ci doveva scappare per forza e quel morto ero io. Ma siccome avevo 14 anni e morire mi pareva prematuro, una notte, senza pensarci su troppo, sono scappata di casa. In una casa da ricchi sarebbe stato facile fare piano e uscire in punta di piedi, ma provate a fare piano in una casa che è uno stanzone dove si dorme in cinque. E meno male che tre dei fratelli erano a lavorare nella capitale, altrimenti saremmo stati in otto. Infatti mia madre si è svegliata. Dove vai? Al gabinetto. Avere il gabinetto in strada è una fortuna in certi casi. Ha richiuso gli occhi, però la valigia ho dovuto lasciarla giù perché anche se il cesso era fuori, era un po' strano andarci con i bagagli. Lui mi aspettava all'angolo, un isolato più in là. Avrebbe potuto anche aspettarmi vicino al gabinetto, ma metti che qualcuno dei nostri vicini avesse avuto un bisognino, quello sì che era un bel guaio. Il gabinetto era in comune, eravamo quattro famiglie. Il signor Mohamed soffriva di prostata e ci andava 3 o 4 volte per notte. Avevo paura di incontrarlo, invece no, via libera. Non c'era in giro un'anima, solo qualche cane randagio, qualche gatto scheletrico. Avevo richiuso la porta, senza pensare che avevo sentito per l'ultima volta la voce di mia madre e la scoreggia di mio fratello Hakim, che di notte le sparava più forti di tutti gli altri. Avrete capito che dopo quello che succede, nella prima scena, il frutto di questo amore sarà poi, un bambino, lei rimarrà da sola, e la storia sarà la storia del rapporto della mamma col bambino e per un certo periodo lei starà in Marocco e scapperà, da una parte all'altra perché ha commesso i galta, cioè lo sbaglio, no? E quindi è rifiutata da tutto il resto della società. Da lì arriva riesce a imbarcarsi, arriva in Europa. Attenzione, non siamo nei nostri giorni, siamo negli anni Ottanta. Quindi è uno dei primi, diciamo, uno dei primi sbarchi, e poi seguiremo la sua storia fino a quando ha 40 anni, nel rapporto con questo figlio che avrà un destino abbastanza eccezionale, non dico altro. Allora, adesso io volevo leggere, lo leggo dal foglio perché lui mi ha fatto i tagli da fare e sul libro non sono segnati. Volevo leggere la parte Che riguarda lo che sbarco. riguarda lo sbarco quando appunto Ami arriva in Spagna. Anni 80. Il mare era quasi calmo, però mi sembrava che il pelo dell'acqua fosse più alto di noi che eravamo seduti dentro il mare. Il marinaio coi ricci si è alzato in piedi. Ascoltatemi, ha detto, così non ce la facciamo. Mancheranno 500 metri. Il mare è calmo, chi sa nuotare deve buttarsi in acqua e andare a nuoto.
Nessuno si è mosso. Fate adagio, se no entra l'acqua ed è peggio, ha detto il marinaio. Si è tolto le scarpe, si è calato in acqua e ha incominciato a nuotare verso riva. Molti ragazzi si sono guardati in faccia, hanno fatto sì con la testa, si sono tolti le scarpe e sono entrati in acqua anche loro. Io non vado, ha detto il ragazzo alto che era seduto vicino a me. Sto qui a proteggere voi. Ma io ho pensato che lo faceva perché era un po' vigliacco. Il canotto sembrava più una zattera che un canotto e andava avanti pianissimo con una decina di ragazzi che gli nuotavano di fianco. Quello che si poteva fare si era fatto, di più non si poteva. Adesso era là che doveva pensarci, ma là sembrava addormentato e quei 500 metri non finivano mai. Però forse adesso erano 200, forse meno. Si vedeva tutto della riva, che era di sassi e non di sabbia, che era piena di tronchi e di bottiglie, che era bella come un sogno. I rematori spingevano. «Manca poco! Manca poco!» gridavano le persone. Ormai la Spagna era lì, ce l'avevamo quasi fatta. Ma in quel momento uno dei ragazzi che nuotava ha fatto uno sbaglio, ha urlato «Si tocca!» E un sacco di persone, come se aspettassero solo una parola così, si sono buttati in acqua dalla parte del ragazzo che aveva gridato e improvvisamente il fondo del canotto si è alzato come una vela e io l'ho visto che veniva addosso a me e a Majid, che un momento dopo eravamo sotto, rovesciati, con la testa indietro. Ho battuto la testa, Majid mi è scivolato via. Ho visto tante bolle, ho cercato di risalire, ma avevo il canotto sopra la testa. Ho cercato di spingerlo con le braccia, ma era troppo pesante, non sapevo dov'era e da che parte si usciva. E c'era un'onda che mi buttava avanti, finché ho sentito qualcuno che mi prendeva i capelli e mi tirava da una parte. E mi sono trovata fuori. E ho cominciato a tossire per l'acqua che avevo bevuto e a guardarmi intorno per vedere dove era il bambino, con la testa che mi girava e una disperazione, un panico e il cuore che mi scoppiava. «Majid!» ho gridato appena sono riuscita a respirare. «Majid!» E poi l'ho visto in braccio al ragazzo alto che camminava verso la riva. Era arrivato in Spagna prima di me. Quindi... E quindi questo è lo sbarco, e quindi Amina e Majid arrivano in Europa, prima in Spagna, poi in Italia, e in Italia questa storia molto avventurosa, perché qui non l'abbiamo raccontato, però nella parte che è dedicata alla sua vita in Marocco, che dura un anno e mezzo, da quando rimane incinta, lei fa tantissimi lavori per riuscire a sopravvivere e si mette in situazioni molto estreme. Poi arriva e dopo tanti incontri negativi, perché Ami è bersagliata dalla sorte, ha questa grande fiducia nel mondo, per cui riesce comunque... E poi posso dire, è una persona talmente leggera, talmente candida dentro, che attraversa questo tunnel degli orrori con una semplicità che la protegge in un certo senso. La protegge, la semplicità la protegge l'amore per suo figlio e l'amore che il figlio le restituisce. Finalmente in Italia fa un primo incontro molto bello che le consente un momento di respiro in questa vita agitata, un momento lungo, un momento che dura 10 anni. Con la professoressa Tilde Beretta sono state 10 anni. Sono andata a stare a Garlasco da lei, che Majid non aveva ancora 2 anni, e quando è morta lui ne aveva appena compiuti 12. La professoressa Tilde era un'insegnante di lettere in pensione che aveva una malattia che si chiamava sclerosi multipla. Per 10 anni mi ha pagato lo stipendio sempre con un giorno o due di anticipo. In più a Natale mi dava una busta che si chiamava tredicesima e a gennaio me ne dava un'altra che si chiamava liquidazione, che era per il licenziamento, ma non è che dovevo andare via, era per il licenziamento, ma potevo stare lì. Tutte le volte io le dicevo «non doveva, professoressa», e lei mi rispondeva «è un tuo diritto». La professoressa Tilde aveva la passione della parola diritto.
perché aveva insegnato una materia che si chiamava educazione civica. Mi ha insegnato a parlare bene l'italiano e ogni tanto si arrabbiava se sbagliavo i verbi o mettevo gli articoli dove non ci volevano. Era contenta di me perché diceva che la facevo ridere anche se ero ignorante. Amava molto Majid, ma lui non insegnava niente. Diceva, per lui c'è la scuola. Diceva che i bambini devono avere il tempo di giocare nel pomeriggio. La professoressa Tilde prendeva una pastiglia rosa tutti i giorni. Però in certi momenti, quando si sentiva male, doveva aumentare. E allora ne prendeva tre e diventava nervosa. Si arrabbiava e mi sgridava per niente. E siccome io ci rimanevo male, poi quando le era passato il nervoso mi chiamava, mi prendeva le mani e mi diceva «Scusa, è colpa della medicina». E a me scendeva una lacrima. E anche a lei. E questa è la signora Tilde Beretta. E poi cosa succede? Poi seguiamo appunto la sua storia in Italia, ma io non voglio raccontare. No, vabbè, poi Majid cresce. Cresce, no? E si arriva un momento nell'adolescenza in cui c'è un conflitto durissimo con la madre. Il rapporto è stato molto fusionale, gli ha aiutati proprio a reggere lo scontro col mondo. E così il bambino, per uscire da quel ragazzo, per uscire da questo rapporto così fusionale, ha bisogno di una spinta uguale e contraria. E quindi l'adolescenza è particolarmente tosta. Succedono delle cose che continuano a raccontare, no? Però possiamo vedere un momento dello scontro fra madre e figlio. A casa Majid era arrabbiatissimo. Come ti sei permessa di venire alla madrasa, mi ha detto. Vuoi che tutti mi prendano in giro? Ormai con me parlava solo alzando la voce. Non era molto cresciuto, eravamo più o meno della stessa statura, però adesso quando parlava gli si gonfiavano le vene del collo e a me faceva un po' paura. Così tante volte non rispondevo nemmeno, lo lasciavo gridare e andavo avanti a fare le mie faccende. E lui sbatteva la porta, andava in stanza e dopo un po' lo sentivo che pregava a voce alta. Non giocava più a calcio, non usciva più con nessuno, stava tutto il tempo in camera. Aveva anche voluto comprare un computer e col filo del telefono si collegava a internet, che io non avevo ancora capito cos'era, e stava un sacco di tempo davanti allo schermo a leggere non so cosa. Però almeno si calmava. Invece quella volta non si è proprio calmato e nemmeno andava in camera. «Perché non mi rispondi?» diceva. E siccome io non dicevo niente, mi ero messa a stirare, lui ha cominciato a girarmi intorno come per farmi perdere la pazienza. E ogni tanto inciampava nel filo, me lo staccava e io dovevo riattaccarlo. «Hai fame?» gli ho chiesto per cercare di farlo stare un po' tranquillo. Lui si è irritato di più. Non si è mai fatto un Ramadan qui dentro, ha detto. Non mi hai insegnato l'arabo, non mi hai insegnato un cazzo. Ha detto proprio quella parola volgare. Io non gliel'avevo mai sentita dire. Parla bene, Majid, gli ho detto, ma lui non mi ascoltava. Mi hai fatto crescere come un italiano e adesso cosa sono? Non sono niente. Io non sapevo cosa rispondergli perché a certe cose non avevo mai neanche pensato. Adesso basta, Majid, lasciami in pace, gli ho detto. E lui ha gridato, no. E ha preso in mano il ferro da stiro e me lo teneva vicino alla faccia. Sei matto, gli ho detto io. Come madre non vali niente, mi ha detto lui. Poi ha messo giù il ferro ed è andato a chiudersi in camera sua. E io mi sono sentita vuota e stupida e disperata. E devo dire che ormai il libro è uscito da qualche mese, per cui ho un'esperienza di lettori che mi scrivono, di lettrici che mi scrivono. Intanto mi scrivono, che non è scontato, sono contento di ricevere messaggi, lettere, mail di chi scrive. E di chi legge. E la cosa sorprendente è che trattano Ami come se fosse una persona vera, per cui chiedono cose che sono fuori dal racconto. E
in qualche modo ho cominciato a considerarla anch'io una persona vera, cioè mi sono staccato da quello che ho scritto, però probabilmente l'effetto verità del racconto è alto. Insomma, c'è una risposta... È un libro appassionante, si legge in una notte, se uno inizia a leggerlo non riesce più a staccarsene. Beh, forse una notte in due. In due no, molti Beh, io l'ho letto in una settimana, ma perché lui mi mandava i capitoli quando li scriveva a come a puntate. Sì, però quasi tutti i lettori dicono due giorni di lettura, perché prende, e anche questa è una cosa che mi fa contento. È scritto un po' come un monologo ed è anche bello leggerlo a voce alta. Ecco, adesso l'ultima lettura. Siamo verso il finale, è successa una cosa molto grossa nel finale, che ha in qualche modo ricomposto i rapporti fra madre e figlio, e Ami ha un piccolo momento di felicità, e questo momento coincide col suo incontro con Roma. Aveva smesso di piovere e a Roma dormivano ancora tutti. Invece di salire ho preso un tram che scendeva e ci sono rimasta sopra finché non ha attraversato un ponte ed è arrivato in un posto con delle macerie in mezzo che si chiamava Piazza Argentina. Lì sono scesa e sono entrata in una via stretta a caso e ho incominciato a camminare. E ho camminato per tutta la mattina senza sentire neanche un po' di stanchezza, mentre le strade si riempivano di macchine e i marciapiedi si riempivano di gente. C'era il sole e tutti parlavano a voce alta e l'aria ti faceva volare le gambe. Sono arrivati in una piazza piena di bancarelle dove c'era la statua di un signore di tanto tempo fa col cappuccio sulla testa che si chiamava Giordano Bruno. Ho pensato che Rosanna aveva ragione. Roma era bellissima. Era di una bellezza che nessuno può pensare se non la vede. E allora mi sono seduta sulla scala che c'è sotto la statua del signor Giordano Bruno e ho pianto. Non per la signora bionda, poveretta, non per Majid, neanche per me. Ho pianto perché Roma era bella. Un ragazzo mi è venuto vicino e mi ha chiesto: che c'è? Niente, ho detto, ma potevo anche dirgli tutto. E ho pensato che anche niente è tutto. Tante volte sono parole che vogliono dire la stessa cosa. Ecco, l'abbiamo fatta. Sì, forse sì. Anna, edizioni Mondadori. Leggetelo. Ciao.